Insieme si può vincere la sfida del turismo in provincia di Teramo. Lo dicono e lo fanno la Regione Abruzzo, la Camera di Commercio di Teramo e l'Ente Porto di Giulianova, che hanno programmato da qui fino a novembre prossimo un cartellone di oltre 25 iniziative, eventi, approfondimenti che valorizzeranno non solo la costa ma anche le aree interne del teramano. Il programma si chiama Terremare Abruzzo 2018. È un progetto che è in linea con quello che abbiamo approvato come Camera di Commercio, che poi il MISE ci ha approvato, un progetto triennale che tendente a valorizzare il nostro territorio. La Camera di Commercio, insieme a queste iniziative, che ne saranno fino a novembre circa 25, sta già ancora promuovendo tante altre iniziative sul territorio per far conoscere le nostre eccellenze. Noi dobbiamo guardare al turismo non più come una cosa campanilistica, cioè guardare al nostro territorio singolo, ma guardare all'insieme del territorio. Credo che l'Abruzzo in questo momento stia vivendo un momento di forte fermento. Nel programma Terremare Abruzzo 2018 grande rilevanza avrà il porto di Giulianova, un'infrastruttura strategica di rilievo economico, culturale e funzionale, un luogo particolarmente adatto dove sperimentare innovazioni che coinvolgano l'intera offerta turistica della provincia. Dopo anni di discussioni, di analisi in cui ci ripetiamo sempre le stesse cose, ovvero che occorre fare rete, occorre fare squadra, occorre una concertazione, ci stiamo provando a farla e quindi oltre all'accordo con Regione, Camera di Commercio e con l'Ente Porto, questo protocollo prevede anche l'estensione poi, il coinvolgimento nelle iniziative di associazioni culturali, sportive, altri enti locali, insomma le realtà vive della nostra provincia, quindi è un bel programma che fa squadra.